facciamo partire anche la cucina di registrazione. Bene signori, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono Pietro Pacello di Apatrend Advisory. Per qualche minuto avete sentito Anton Giulio. Scusateci, piccoli problemi organizzativi. Credo che audio e video siano ok e se mi date una conferma in tal senso passerei subito a fare una bella panoramica dei mercati. Perfetto, Anna, Stefano, Giovanni, saluto tutti, mi confermano che audio e video sono buoni. Partiamo subito come di consueto dall'andamento del dollaro yen. Come vedete, un dollaro yen inserito in un contesto tecnico-grafico abbastanza interessante. Ricordo sempre che il mercato, salvo questa fase di occasionale distacco dall'andamento o meglio, dal concetto di dollaro-centricità, i mercati azionari rimangono dollaro-centrici, quindi un dollaro forte solitamente, almeno fino ad oggi, ha sostenuto un buon andamento dei listini. Osserviamo in questo momento una fase di leggero affievolimento della forza relativa dello yen in particolare, sta recuperando forza lo yen più che altro, non credo che ci sia un'effettiva debolezza del dollaro americano, è lo yen che mi sembra aver ripreso un po' la marcia del recupero dopo aver tanto svalutato, siamo ancora inseriti in un contesto tutto sommato laterale alto, perché se guardiamo il grafico giornaliero vi rendete conto che da qui a parlare di inversione dello yen ne passa. Poi dal punto di vista pratico, osservando il grafico su una dinamica H4, si nota qualche leggera fase di affaticamento nel grande trend che lo ha caratterizzato. Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore? Stiamo perdendo diversi riferimenti grafici, ragion per cui mi sto concentrando un po' su quello che mi sembra, permettetemi il termine, un po' più scontato ed ovvio. Quello che vedo di scontato adesso è sicuramente la validità di questo supporto dinamico, quindi un supporto dinamico di discreta valenza, ottenuto unendo normali minimi crescenti, che fa un po' il paio, anche se un po' sporca, con questa dinamica di resistenza ascendente precedente. Come giustamente Giovanni sottolinea, a buona e giusta ragione, osservavo un test importante poche ore fa, e pochi secondi fa, scusatemi, nel senso che ci siamo rimangiati questo breakout. Fateci caso, avete visto che per un attimo ho tracciato questa trend line. Era una trend line tutto sommato di grande qualità e valenza, perché era appunto la prima forte inversione, o meglio riaccelerazione rialzista. Come vedete siamo rientrati al di sotto della stessa, quindi possiamo considerarla, come scrive Giovanni, rimangiata e come tale annullata. Resto quindi dell'avviso che il riferimento che possiamo avere come target obiettivo per le prossime ore sia appunto questo supporto dinamico che ha un angolo di ascesa abbastanza sostenibile, mi sembra sia lì pronto ad accogliere un eventuale esaurimento della dinamica correttiva. Fra le altre cose, lo vedete dal nostro indicatore, cancelliamo questa vecchia trend line, fra le altre cose, come potete notare, eravamo in piena divergenza ribassista e puntualmente all'avvenuto breakout di questo supporto dinamico intermedio, il mercato è scivolato verso il basso. Quindi i segnali premonitori di una fase squisitamente correttiva, oserei dire anche fisiologica, da parte del dollaro yen c'erano tutti e si sono puntualmente poi concretizzati. Per ribadire i livelli obiettivo, l'area di target dovrebbe essere la zona dei 118 punti, 117,80, dove fino a prova contraria dovremmo assistere nuovamente a un movimento impulsivo verso l'alto. È evidente che la rottura anche di quest'area intermedia provocherebbe una rimessa in discussione del movimento generale. Movimento generale che trova però un'area di supporto strategica, direi in zona 116,30, dove, e si vede meglio anche sul grafico giornaliero, su cui adesso andiamo un attimino a spostarci, dove come vedete passa il supporto di quello che era un vecchio e perfetto triangolo, invalidato dai recenti movimenti, passa questo supporto dinamico, è l'unico che si può davvero riuscire a stimare con discreta precisione, perché poi l'area successiva di supporto, eccola qua, è molto lontana nel tempo. Pur tracciando un supporto da questo livello, unendolo con i recenti massimi, vedete, è una trend line molto sporca, sapete che lavoro sulle cose pulite e semplici, tali quindi da essere visibili e percepite dai più, e quindi ritengo che
valga quanto abbiamo appena detto, quindi in caso di violazione di area, stimiamola con discreta precisione, di area 117.80, si potrebbe assistere a nuova accelerazione verso area 116.25. Fino a prova contraria, però, questa base supportiva, base inferiore di questo canale quasi perfetto, leggermente rialzista, dovrebbe assolutamente tenere. Detto di dollaro yen, andiamo ad analizzare il suo alter ego dal punto di vista, come dire, dell'analisi di forza relativa o meno del dollaro americano. Scusatemi un attimo, c'è questo trend line che mi dà un po' fastidio, ecco qua. Lo uso solo nel breve. Come vi dicevo, questo è l'andamento dell'euro-dollaro, vedete anche in daily che è prolungata fase ribassista stiamo vivendo, questa è la grandissima resistenza sull'euro-dollaro davvero di lungo termine, anche qui è opportuno ipotizzare barra tracciare dei ventagli di aree di resistenza, di supporti ancora non possiamo parlarne, ecco qui la seconda, il secondo area di resistenza, ce ne sarebbe poi una terza che esamineremo. Allora, quando il mercato dovesse decidere di andarla ad impattare, ritornando a una dinamica più consueta, direi, e più legata alla realtà dei giorni nostri, l'evento del momento è la rottura, viceversa, di questa zona di resistenza di euro-dollaro, che ora vado a tracciare, eccola qua. È stata una rottura molto precisa, che onestamente ho appena finito anche una piccola intervista per Trend Online. Per me, shortare euro ancora in questa situazione diventa un po' pericolosetto. Si sta costruendo un angolo di ascesa non esagerato, ma tutto sommato direi equilibrato. Sarei più propenso a pensare che si formi una fase di decongestione laterale rialzista piuttosto che ipotizzare nuovi crolli della nostra valuta, soprattutto se, come sembra di poter affermare, anche la situazione Tsipras e compagnia cantando dovesse pian pianino rientrare. Ancor più nel breve, ed è anche questa una situazione tecnica da monitorare, vedete, abbiamo fatto stamattina un perfetto pullback, ossia dopo la rottura notturna di questa piccola resistenza dinamica di breve, siamo ritornati a testarla, vado a farla vedere, rottura al rialzo, siamo ritornati sulla resistenza che ora fa da supporto. Tecnicamente, se il mercato americano oggi non fosse chiuso, questa sarebbe una situazione di spinta ancora al rialzo per l'euro. Adesso, al di là di tante ipotesi operative, sta di fatto che la struttura, anche in questo caso più visibile e più, posso dire, lampante, è il grande supporto dinamico in basso. Abbiamo effettuato il breakout di una prima area di, come dire, di resistenza intermedia. Puntiamo quindi, a mio parere, a realizzare due potenziali test, un test rialzista in zona 1,16 e 50. Viceversa, una buy zone, ipotizzando che il mio ragionamento sia corretto, in zona 1.1350. Faccio notare che anche se in maniera non esageratamente visibile, il recente minimo dell'euro è stato fatto con divergenza long, ossia con massimi leggermente crescenti del CCI e, come vedete, invece massimi decrescenti sull'asse dei prezzi. Non è un movimento di quelli canonici, di quelli visibilissimi, però la squisita misurazione matematica dello stesso che abbiamo affidato al nostro indicatore CCI Divergence ci dà appunto una situazione di divergenza tecnica che in questo caso mi sembra aver funzionato. Quindi per le prossime ore attenzione al supporto importantissimo 1.1350 e viceversa se la fase di allungo, magari col ritorno degli Stati Uniti in campo, dovesse concretizzarsi area 1.1650. È il target obiettivo al momento più ipotizzabile, più logico da stimare. Qualcuno ha dei riferimenti o delle valutazioni da fare su questo tipo di analisi? Condivisibile, non condivisibile, siamo qua per interagire, siete tanti, però se volete, man mano che commento i grafici c'è spazio anche per vostre considerazioni. Bene, detto questo, quindi abbiamo sostanzialmente, ricordate la sequenza, un dollaro yen in fase di arretramento. Arretramento che va, se vogliamo, a sintetizzare indebolimento del dollaro americano che ritroviamo specchiato, anche se in maniera meno evidente, sull'euro-dollaro. E invece molto, ma molto, ma molto più evidente questo fenomeno di indebolimento del dollaro nei confronti del mercato europeo, osservando il grafico di sterlina-dollaro. Ci arriviamo subito anche qui, salviamo questo formato, sono su un altro PC oggi.
di problemi. Eccolo qua, GBP USD. Andiamo a vedere il grafico della sterlina, perché se il breakout dell'euro è stato, permettetemi il termine, timido, tutto sommato, invece dal punto di vista squisitamente grafico appare molto più evidente il movimento di inversione del cable. Un cable che dopo diversi tentennamenti e dopo ben 4 tentativi sembra oramai aver abbandonato, chiaramente in ottica rialzista, questa trend line di resistenza di lungo termine. In questo caso parliamo di un grafico giornaliero, quindi davvero di un grafico long term, non parliamo di un movimento piccolino e breve, sembra un movimento strutturale, che mi fa pensare, affidando ad una misurazione di Fibonacci per ottenere i potenziali obiettivi, che potremmo e dovremmo avere un test in termini abbastanza rapidi sul primo di Fibonacci, che per me peraltro non è particolarmente significativo, in zona 1.5650. Il mio vero target di questo movimento, qualora appunto continuasse questa tendenza, e nulla mi fa ritenere il contrario, in area 1.58. 1.58 dove, come vedete e sapete, transita uno dei livelli più importanti di Fibonacci, ossia il primo terzo a 38,2. Andrea mi dice, per quanto riguarda, Giovanni arriviamo anche su USD CAD, per quanto riguarda l'euro dollaro, ci ritorno un attimo indietro, scusatemi, guarderei meglio il supporto statico a 1.1275, supporto statico a 1.1275, Andrea chiaramente fa riferimento all'ultimo minimo relativo, che è quello che abbiamo indicato già nella divergenza, sicuramente all'eventuale rottura dell'area di supporto dinamico, Andrea, ci sarebbe sicuramente il test di quella prolungata, peraltro, zona di minimi relativi in area 1.1275, non è che l'abbiamo testato una volta sola, 5 pips più o meno l'abbiamo testato almeno 50 volte, quindi la validità è assoluta ed è indiscutibile. Giustissimo, Andrea. Prima ci sarà probabilmente, se ci sarà, il test del supporto dinamico. Detto questo, ringrazio Andrea di questo approfondimento, vi ricordavo sulla sterlina appunto il movimento di potenziale inversione di lungo termine e lo ribadisco, il target più interessante sembrerebbe essere l'area 1.58, pari al 38,2 di Fibonacci dell'intera discesa da 1.72 ai prezzi attuali. Vincenzo giustamente scrive, conosce il mio modo di ragionare, dice quindi se c'è un possibile indebolimento dollaro vedi pausa sull'azionario. Onestamente è quello che vedo in maniera più chiara, e Milano lo avete visto anche nei vari forum e quant'altro, per me deve correggere, in area 21.250, 21.3 c'è una resistenza grande come una casa, sta di fatto che in questo momento i mercati stanno respirando a polmoni spalancati dopo tutte le paure e timori di quantitative easing, di Ucraina, di Grecia e via dicendo. E quindi dal punto di vista pratico in questi casi a volte l'analisi tecnica segna un po' il passo. Per quanto riguarda sterlina yen, lo ripeto, la vedo improntata verso l'alto, possiamo dare un riferimento operativo per chi volesse condividere questa, come dire, ipotesi di un buy long forever sulla sterlina. Cosa intendo dire? Che da ora in poi io che lavoro con le meccanizzazioni andrò a dire ai miei sistemi, qualunque essi siano, di lavorare only by long, quindi di fare solo segnali rialzisti e mai assolutamente ribassisti. Per chi lavora in discrezionale manuale c'è un punto di contatto potenziale in zona 1.5335 dove tecnicamente si potrebbe cercare un intervento operativo. Nel daily, correttissima la osservazione di Cinzia, prestare attenzione, quindi una fase di arretramento non sarebbe da escludere, perché si sta creando, o meglio si è già creata, una evidente e dal punto di vista grafico esemplare divergenza ribassista. Quindi l'attenzione è d'obbligo, forse la stellina per fare quello che abbiamo detto ha bisogno di fare pullback e in quel caso l'area di pullback ritornerebbe sotto zona 1.52, per la precisione in zona 1.5150. Quindi se l'euro è ancora un po' timido e tutto sommato possiamo anche comprendere il perché, stante il fatto che è una valuta sicuramente più coinvolta della sterlina da quanto ci gira attorno proprio nell'ambito in ambito europeo, la sterlina sembra aver rotto l'indugi un po' prima ed essersi proiettata in maniera abbastanza interessante al rialzo. Tutto questo è testimoniato anche dall'andamento del cambio del sintetico euro-dollaro, che quindi l'euro GBP, come vedete, fino ad oggi la forza della sterlina è stata
assolutamente indiscutibile, con una dinamica discendente di lungo termine che non lascia spazio ad interpretazioni. Nelle ultime ore barra giorni, questa stabilizzazione della sterlina e viceversa questo tentativo di ripresa di forza relativa da parte dell'euro sembrano invece iniziare ad ipotizzare, o meglio permettere di ipotizzare, un ritorno di superiore forza relativa da parte della valuta nostrana. Anche qui rimaniamo in osservazione, non abbiamo figure tecniche particolarmente interessanti. Per quanto riguarda la sterlina, quindi l'euro, abbiamo visto un po' tutto. Avevo una domanda prima su USD CAD, restando nel settore valutario, lo andiamo a vedere subito. Mi chiedeva Giovanni, che tenta di confermare la rottura di una trend line di accelerazione rialzista, inversione di trend sotto statico a 1,2350. Andiamo a vedere insieme il grafico, sempre il solito formato, in daily. Sapete che su USD CAD in questo momento siamo posizionati come portafoglio in buy. Eccolo qua, stiamo lavorando chiaramente su un'ipotesi di tenuta di questa area supportiva intermedia, che per il momento ha scandito, diciamo così, in maniera abbastanza regolare tutte le fasi di momentaneo indebolimento del titolo stesso. Un po' di pulizia sul grafico, scusate. Scusatemi un attimo, ho troppi oggetti e li devo cancellare, altrimenti mi perdo. Un po' di pazienza, sono subito qua. Guardate quanti oggetti avevo sul grafico, non si capiva più nulla. Allora, cancelliamo anche l'ultima trend line, salviamo il formato in maniera tale da non doverlo riscrivere con lo stesso nome. Adesso dovrebbe ridarci grafici un po' più puliti. Il super trend che vedete è sempre un 3.0. Dicevamo a proposito USD CAD di questa evidente area supportiva di lungo, ma che fa un po' il paio, quindi sicuramente possiamo parlare di un trend rialzista da parte di questa valuta, che fa il paio con questo piccolo supporto dinamico intermedio che per il momento sta facendo il suo lavoro. Quindi l'idea, Giovanni, confermo, è che stia cercando di invertire nuovamente al rialzo. Se dovesse farcela, cosa che auspichiamo visto che ci siamo posizionati anche long, una prima zona di resistenza in zona 1,26-1,2650, dopodiché chiaramente spazio ancora all'allungo. Viceversa, un'eventuale violazione in primis di questo supporto intermedio, anche se poi vedete vanno a coincidere, ma soprattutto di questo supporto primario, quindi una rottura di area 1,24, sancirebbe probabilmente l'inversione ribassista della figura. Fino a prova contraria, questo è un triangolo di continuazione, fino a prova contraria. Perché si concretizzi come tale, dobbiamo riuscire a sfondarne la parte superiore ed accelerare verso l'alto. Ok, detto questo, Vincenzo dice se USD CAD rimbalza, se il petrolio scende, ma non c'è una correlazione così, così stretta e così diretta, direi, per il momento. Allora, sul monthly Giovanni dice l'euro è a contatto col supporto del canale discendente, direi che l'euro lo abbiamo già approfondito abbastanza, lasciamo spazio anche ad altre valute. Stavo guardando anche la USD CAD, perché è andato a realizzare un doppio minimo molto interessante che mi sembrava giusto farvi notare in ottica di inversione potenziale di medio-lungo con un potenziale target intermedio, ripeto, in zona 0,9760. Interessante come sempre marcare a uomo anche il dollaro australiano perché sarà la solita banalizzazione, però ha lasciato per strada così tanto terreno che allorquando dovesse decidere di invertire marcia o di ritestare la trend line di resistenza, potremmo e dovremmo prenderlo solamente in considerazione. Soprattutto perché, come potete notare, in questa discesa è stato di una impressionante regolarità, perché ogni volta, dopo chiaramente aver tracciato i primi due punti, che abbiamo toccato la trend line di resistenza è venuto giù a picco. Questo ci fa potenzialmente essere già pronti per il nuovo test di resistenza, che possiamo stimare in quest'area, la coloriamo già, quindi l'area del 0,79-0,7950, dove Audi USD dovrebbe rientrare a contatto appunto con quella zona. Nel frattempo si sta creando sicuramente una logica divergenziale che tenderebbe, o meglio, ipotizzerebbe e favorirebbe un rimbalzo. Come logica, determinazione e conclusione, direi che forse va un attimino mollata la presa ribassista su questo grafico. Per quanto invece riguarda New Zealand e USD, continuo a leggere le vostre domande in sequenza.
che adesso andiamo a vedere. Eccolo qua. Partiamo sempre dal daily e vediamo un po' la struttura principale del titolo. Per quanto riguarda New Zealand USD, la cosa più lampante è sicuramente questa divergenza long. Vedete, minimi decrescenti e divergenza rialzista abbastanza palese con breakout della zero line. Così come l'australiano è ancora confinato sotto la sua resistenza di lungo, anche New Zealand lo è. Quindi attenzione, perché l'eventuale prosecuzione di questa fase di allungo troverà in zona 0,7650 una grande area di resistenza. Fra le altre cose, come potete notare, è stata già una zona dove si sono consolidate spesso le quotazioni, il che mi fa pensare che questa resistenza su New Zealand, nel bene o nel male, se superata, questa dinamica, chiaramente anche questa statica, potrebbero generare un movimento molto, ma molto impulsivo. Qui abbiamo veramente un crocevia di situazioni, sia una zona di supporti statici, ex supporti statici, oggi resistenze, sia palesemente questa area di resistenza dinamica. Quindi per il momento il titolo rimane inserito in un contesto long ed è una fase secondaria di rimbalzo, i giochi si decideranno in area 0,7650. E Giovanni mi sottolinea e mi evidenzia sul Audi New Zealand un doppio minimo in area 10350, me lo chiede con un bel punto interrogativo, probabilmente sarà proprio così. Andiamo a vedere se quanto dice Giovanni è una valutazione corretta e quindi sarebbe un'informazione importante per tutti. Sì, in verità leggermente sporco, peccato perché il titolo, guardate che bei movimenti ha fatto, divergenza rialzista. E PIN è partito forte al rialzo, divergenza ribassista, la vedete? Tacchete forte al ribasso, quindi si muove direi in maniera abbastanza interessante secondo quelli che sono i nostri canoni di analisi. Allo stato attuale è un doppio minimo leggermente sporco, non pulitissimo, e comunque anche in questo caso possiamo ovviamente parlare di conclamata tendenza ribassista, difficile da invertire. Bene, abbiamo visto il dollaro australiano, vi ricordo sempre il CAD/Yen che ha rotto al rialzo ma sta iniziando un attimino a subire questo ritorno di forza relativa da parte dello Yen stesso. Euro AUD, anche qui siamo in presenza di una situazione tecnica molto incerta e quindi dal punto di vista pratico difficile al momento operare chiaramente sul titolo stesso. Per quanto invece riguarda Euro Yen, la situazione è analoga a tutte le altre valute contro yen. In questo momento stiamo vivendo una fase di recupero di forza relativa da parte dello yen che va un attimino a ritracciare contro tutti, anche contro euro che peraltro è molto solido. Attenzione perché il supporto dinamico di euro yen è molto vicino e molto, molto evidente, quindi questo mi porta a pensare che in tanti lo potrebbero tradare o comunque lo stanno prendendo in considerazione e quindi in caso di violazione al ribasso di area 134,90, chiaramente euro yen sarebbe leggermente pericoloso. Vediamo un po', Stefano dice tutte queste paure di cui parli su Ucraina e Grecia, dove le vedi con i mercati europei in forte spolvero, più 20-25 dai massimi, dai mercati europei. E probabilmente il rialzo non è ancora terminato, visto come rimbalza ad ogni correzione. Magari ne parliamo meglio quando parli degli indici. Beh, attenzione Stefano, il concetto è questo. L'Europa ha accumulato, causa incertezze, un ritardo relativo forte nei confronti dei listini nordamericani. Non dimentichiamo che ci sono state correzioni molto violente che solo recentemente hanno potuto rivisitare i massimi relativi. Fino a qualche giorno fa non è che avessimo mercati particolarmente tonici, fino alla soluzione delle problematiche avevamo tutti gli indici in correzione. Certo poi non è che a me faccia piacere vedere mercati che non vanno bene, ma dall'altro lato mi sembra che i condizionamenti, soprattutto a livello valutario, siano stati particolarmente importanti. I mercati, e qui siamo passati quindi al DAX, sono ancora in una proiezione rialzista violentissima, proiezione rivalzista che però si è riconcretizzata, si è rifatta sotto con l'inizio del nuovo anno. Perché non dimentichiamo, questa è la barra di inversione dei mercati stessi, quindi allorquando abbiamo rotto al rialzo questa sorta di doppio massimo sul DAX, non dimentichiamo che la violazione di questo doppio massimo è avvenuta il 16 di gennaio del 2015, quindi
quindi quando c'è stato il quantitative easing. Non mi sembra che prima del quantitative easing si stesse brillando in maniera eccezionale mentre i nordamericani continuavano a fare record su record. In questo momento chiaramente si stanno dissolvendo diverse nubi e chiaramente, come sempre, i mercati scontano un po' in anticipo queste notizie. Non è da escludere che allorquando le nubi saranno del tutto dissolte, potremmo anche assistere a un movimento esattamente contrario. Allo stato attuale, fidandoci solo dei grafici e meno delle impostazioni e valutazioni soggettive, Stefano dice sì, è vero, hai ragione, forse io non vedo i problemi europei affatto risolti. Ma questo è appunto, Stefano, come tu scrivi, una considerazione personale dal punto di vista squisitamente tecnico, e peraltro adesso arriva anche il versante Libia, come giustamente Aurelio evidenzia. Dal punto di vista squisitamente tecnico, l'area di impatto del DAX in questo momento è stimabile su questo supporto dinamico in area 10.300 punti, sarebbe un impatto assolutamente fisiologico e che non inverte la tendenza di fondo, perché come vedete per il momento sale con una dinamica ascendente molto ma molto regolare. A primo acchito dico occhio alle penne e quindi un po' di prudenza mi appare d'obbligo, perché comunque abbiamo una dinamica discendente su CCI e palesemente troppo ascendente sull'asse dei prezzi, che fa pensare a un'ipotesi correttiva imminente. Nel brevissimo, per chi ama tradare il DAX come sottoscritto anche su movimenti di breve, guardate, questo è il supporto dinamico di breve, inclinatissimo. Diciamo che si potrebbe ipotizzare un primo indebolimento qualora il mercato dovesse violare area 10.008, potremmo iniziare a parlare di ipotesi correttiva. Fino a quando ciò non dovesse accadere, ragazzi, ogni debolezza è un'occasione per comprare. Detto questo, abbiamo anche il DAX visto, volevo dare un'occhiata anche a Milano, sempre in situazione daily. Vi ho parlato poc'anzi, mamma mia che confusione questo grafico, lo puliamo un attimo. Vi parlavo prima poc'anzi di una situazione tecnica che sull'indice si vede molto meglio di quanto non appaia invece sui future. Ma in buona sostanza è questa logica qui, se andiamo ad ipotizzare una logica di parallela, lo vedete, questa è la base inferiore di questo trend parallelo rialzista e da qualche giorno sto gridando, come dire, al lupo, se vogliamo, perché mi sembra che fino ad ora questa resistenza, in verità un po' anomala, abbia fatto il suo lavoro e faccia il paio con quest'area supportiva. A livello di future, che è il grafico che state vedendo, è tutto meno preciso. Invece, dal punto di vista pratico, sul grafico dell'indice stesso, che ho quando faccio il trading time mattutino, i punti di impatto sull'area di resistenza sono precisissimi. Mentre parlo, no, non riesco in questo momento a caricarlo, vediamo se riesco a farlo partire, così ve lo faccio vedere. Quindi, dal punto di vista pratico, sono dei punti di impatto molto precisi, che mi fanno pensare, barra ipotizzare, a una dinamica correttiva in arrivo, anche qui come il DAX. Angolo di ascesa davvero esagerato, scarsa significatività direi di questo supporto dinamico, tecnicamente parlando però come alcuni di voi stanno in maniera direi molto adeguata sottolineando i chat, c'è da dire che si sta creando una bellissima divergenza ribassista che tutto sommato ci farebbe abbastanza gola. La sintesi di queste parole è prudenza, 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 nulla di più. Dopo aver visto l'ITA 40, il DAX e lo Standard & Poor's è fermo, quindi per il momento non merita la nostra attenzione, diamo un'occhiata al gold, sempre partendo dal lungo, peraltro ho già una domanda di alcuni di voi sul gold, è evidente. Allora, rispondiamo subito secchi, precisi e decisi, se dovesse avverarsi l'ipotesi di una fase correttiva sul mercato azionario, il primo a beneficiarne, soprattutto in un contesto di dollaro che perde forza relativa, potrebbe essere il gold. Il gold infatti è molto sensibile sia alla dinamica bene rifugio che chiaramente alla dinamica della valuta di quotazione di riferimento. Allo stato attuale ha un supporto ancora lontano e come vedete si trova in una zona di interregno. Questa trend line ha fatto il suo lavoro e purtroppo non ci serve più di tanto. Possiamo solo guardare, osservare nel medio breve, stimare più che un'area di supporto, l'abbiamo già vista, 1205 punti, una potenziale area di resistenza target nel breve. E come vedete, quindi rispondo indirettamente ad Andrea che mi dice sono long di oro a 1221, cosa ne pensi? Bah, a livello di idea complessiva condivido il posizionamento onestamente, perché
mi sembra che abbia più un'impostazione, vedi anche che bella divergenza long, non so perché 1221 come prezzo d'ingresso. Il problema è che se dovessi gemmare l'operazione adesso non lo farei perché sono equidistante fra l'area di target e l'area di stop, anzi rischio più di quanto posso guadagnare. Un via libera definitivo e potente per il gold sarebbe chiaramente il superamento di questa resistenza, quindi superare a piè pari area 1250, ma non è cosa che si possa valutare per ora, perché se ci riesce lo rivediamo velocemente in area 1300 e sicuramente arriva uno scatafaccio sia sull'azionario che chiaramente sugli altri beni con alta propensione a rischio, compreso il dollaro, che è una valuta, come si suol dire, risk on in questo momento. Sì, Stefano, gli americani oggi sono chiusi. Quindi divergenza rialzista sul gold, potenziale target di un'entrata long in corso da parte di alcuni di voi, come leggo, l'area 1245-1250. Doveroso guardare anche il petrolio, sempre in ottica giornaliera, come punto di partenza. Cerchiamo di vedere l'ossatura del petrolio, un petrolio che ha trovato a quanto pare una zona di potenziale recupero importante, come vedete sta facendo capolino al di sopra di questa trend line che però va tracciata per bene, altrimenti ci induce chiaramente in errore. Scusate, la ritiriamo, zoomiamo un po', era questa la trend line a cui facevo riferimento, eccola qua. Come vedete questo è un grafico giornaliero, quindi abbiamo avuto ieri la prima chiusura al di sopra di questo livello. Fondamentalmente se il petrolio dovesse come dire, chiudere al di sopra di questo livello tecnico sarebbe un'inversione di medio-lungo e mi permetto di ricordare che soprattutto il nostro destino quando si parla di recupero di forza relativa è sovraesposto verso i titoli petroliferi e in particolare che è il più pesante, quindi un petrolio che riprende a recuperare potrebbe davvero essere una spinta decisiva per Piazza Affari. Anche sul petrolio, ma ce ne sono state una tonnellata e mezzo, però l'ultima, diciamo così, sta funzionando, c'è stata divergenza long, a cui in questo momento, perché chi dovesse assumere posizione lungo lo dovrebbe fare adesso, a cui in questo momento segue una divergenza, un breakout di resistenza dinamica in intermedia. In H4 si vede ancora meglio, si osserva soprattutto questa piccola resistenza di cui parlavo anche oggi. Eccola qui, è una resistenza di breve termine, però abbastanza precisa. Il via libera a un ulteriore apprezzamento del petrolio passa per una chiusura a questo punto sopra 54,20. Una chiusura giornaliera sopra 54,20 dà il via libera a un ulteriore apprezzamento del petrolio e le nostre Enel, Saipem e Tenaris potrebbero esserne ampiamente e positivamente colpite. Stefano mi chiede, andiamo anche sul natural gas che abbiamo in posizione, ci stiamo guadagnando benino, un attimino solo. Stefano dice, domanda più tecnica su oro, materie prime e valute, usi H4, su quelli che lavorano tutto il giorno, e su indici daily per le considerazioni di divergenze, l'H1 non lo prendi in considerazione? Assolutamente no, non uso target, o meglio, time frame più bassi, uso l'H1 così come l'M15 addirittura. Solo quando faccio situazioni di hedging, quindi quando ho una posizione di lungo che ad esempio va ad impattare una grande resistenza tecnica, facciamo un esempio pratico perché la domanda merita approfondimento. Come vedi, l'ITA 40 è long, d'accordo? Ipotizzando che io abbia una posizione long, come vedi adesso vedo una resistenza che il computer non può vedere, nel senso che il computer non fa un calcolo su quelle che sono potenziali aree di resistenza, io come operatore la vedo, cosa posso fare? È chiaro che posso vedere tanti livelli di resistenza e sbagliare ed uscire troppo velocemente. In questi casi preferisco velocizzare il time frame di riferimento e montare delle meccanizzazioni su time frame bassi. Ad esempio, mentre il daily mi dice di rimanere long anche se c'è una resistenza, come vedi l'M15 con lo stesso super trend mi ha detto di vendere da qui in poi. Non è ancora successo nulla, ma intanto mi ha fatto, come si suol dire, monetizzare parzialmente la posizione. Quindi uso i time frame più bassi. Dall'M15 in su, l'M15 sul breve è il mio preferito, per una dinamica non troppo nervosa, l'H1 si presta anche abbastanza bene, ma squisitamente per attività di hedging o speculative, non per studi di medio-lungo termine su cui ritengo siano troppo veloci. Detto questo, direi che è doveroso dare un'occhiata al signor Natural Gas, su cui abbiamo, penso che abbiamo mandato un bel segnale, eccolo qua, l'abbiamo comprato direi abbastanza bene. Vedete, abbiamo sostanzialmente valutato con grande interesse
una situazione che potenzialmente è molto propulsiva. A, la divergenza rialzista, che c'è tutta. B, il doppio minimo, e c'è tutto. E C, il supporto dinamico su cui siamo riusciti a comprare in maniera abbastanza, direi, adeguata. Il nostro target non è molto ambizioso, ci siamo quasi, siamo a pochi pips di raggiungimento, stiamo guadagnando su uno 0,50 lotti in posizione 885 euro. Potremmo riuscirci, magari anche in giornata. Sta di fatto che questa del natural gas è solo la prima parte di un approccio operativo che potrebbe vederci più coinvolti nei prossimi giorni, perché abbiamo la sensazione, per chiaramente motivazioni squisitamente tecniche e non soggettive, che sia arrivato su un punto di potenziale inversione, così come il petrolio. Potrebbero essere minimi che nel medio-breve termine non vediamo più, il che renderebbe opportuna, come dire, la valutazione di un'operatività only long. Vedi ad esempio, Stefano, mettendo un H1 sul natural gas, posso decidere, avendolo comprato qui sotto dove c'è la linea tratteggiata, posso decidere che qualora il super trend venga rotto al ribasso, chiudo la posizione. Oppure faccio hedging operativo, che preferisco 10.000 volte, finché non vedo un reale segnale di chiusura sul lungo termine. Fra le altre cose, la dinamica delle divergenze lavora benissimo anche in stretto trading, e vedete in H1 che bella, divergenza rialzista, da qui in poi il mercato, direi, è partito in maniera abbastanza efficace. Quindi fiduciosi, la sintesi è: manteniamo la posizione sul natural gas. Dal punto di vista pratico, valuteremo e vedremo il da farsi nelle prossime ore. Abbiamo anche in posizione ancora, in verità da tanto tempo, ma è diventata una posizione quasi, quasi tattica più che operativa. Abbiamo in posizione anche il Bund, è veramente un'ira di Dio di tempo. D'altra parte il Bund è palesemente un bene, come dire, rifugio, e quindi tecnicamente parlando è difficile vederlo entrare in direzionalità se il mercato azionario non si muove in maniera adeguata. Eccolo qui in H4 il Bund, lo vedete, stiamo lavorando su questa ipotesi di massimi relativi che dovrebbero andare a decrescere. C'è da dire che se l'ipotesi di vedere i mercati azionari arretrare, l'operazione sul Bund si trasformerà in un'operazione sbagliata. In questo caso suggerisco, ma lo sto dicendo a me stesso perché è una decisione che abbiamo anche preso, allora quando le operazioni durano troppo, probabilmente qualunque intuizione ci fosse stata alla base è venuta meno. Sul Bund siamo in posizione addirittura, pensate voi, dal 3 di febbraio, cosa abbastanza inconsueta, quindi è un'operazione che è destinata ad essere liquidata in anticipo, anche con uno 0-0 palla al centro. Prego? Sì, è inconsueto. Siamo dentro da troppo tempo e l'idea è la matrice dell'idea con cui avevamo iniziato l'operazione sta palesemente venendo meno. Abbiamo visto il natural gas su cui guadagniamo bene, abbiamo visto il Bund su cui siamo 0-0, guardiamo anche il Copper su cui nei giorni passati, direi, abbiamo speculato, il termine corretto, in maniera abbastanza interessante al rialzo. Adesso in H4 intravediamo una logica potenzialmente correttiva, si vede bene anche sulla dinamica giornaliera quanto sia stato forte il primo impulso rialzista. È un tentativo squisitamente molto speculativo, niente di particolare, puntiamo al raggiungimento quantomeno di questo supporto dinamico, meglio al breakout dello stesso, perché per il momento ci sembra che il natural gas abbia fatto un triplo massimo in questa zona. E questa è la ratio dell'operazione, quindi un triplo massimo abbastanza evidente, preciso. Nonostante il movimento impulsivo ci sia piaciuto tanto e lo abbiamo, se vogliamo, anche sfruttato bene con precedenti segnalazioni operative, in questo momento stiamo valutando se questo triplo massimo ci dà un po' di sfogo al ribasso per valutare eventualmente palesemente un'attività squisitamente speculativa. Ultimo titolo in portafoglio è lo USD CAD, qui il gioco si fa un po' più complesso. Anche qui, come vedete, adesso le tracciamo insieme per maggiore chiarezza per tutti, un ventaglio vero e proprio di aree supportive, l'abbiamo visto anche all'inizio, puntiamo sull'eventuale tenuta di questo piccolo supporto dinamico che va peraltro quasi a coincidere con il lungo supporto dinamico, riteniamo che siano livelli tecnici da cui il mercato potrebbe tentare una buona reazione, ipotizzando che quello attuale, più che un triangolo di inversione, sia un triangolo di continuazione rialzista. Se ciò fosse vero, basta tracciare una parallela del punto più basso, eccolo qua, e possiamo vedere
che il target tecnico sarebbe molto allettante. Ci stiamo provando, soprattutto supportati da un buon guadagno che in questo momento viene realizzato sul natural gas. Bene, signori, se non avete dei titoli particolari che io non ho analizzato, ce ne sono centinaia, io sono qua, altrimenti per oggi vi ringrazio per avermi fatto compagnia, spero che il webinar sia stato di vostro gradimento, vi ricordo che ogni lunedì sarà free. Vi ricordo di consultarci per eventuali interessamenti, dal 1º marzo ci saranno delle grandi modifiche nella struttura complessiva di Trading Time e dei segnali operativi, introdurremo in maniera massiva di nuovo le meccanizzazioni. Vincenzo mi chiede sul DAX, l'abbiamo già commentato, ma ci passiamo a volo radente adesso. L'idea è che possa innescare una dinamica correttiva alla luce di questa logica divergenziale che vedete qui, quindi una divergenza di ribassista. È chiaramente un movimento contro trend, il trend lo vedete, è palesemente orientato al rialzo, in un'ottica di medio lungo, se dovesse correggere, potrebbe, dovrebbe andare ad impattare in zona 10.300 300 punti, viceversa, in un'ottica di medio breve, ci siamo tirati su questo supporto dinamico, è un eventuale tentativo di short selling, anche se doverosamente sarebbe più giusto dire un'eventuale chiusura di preesistenti posizioni long, andrebbe ipotizzata sotto area 10.008, allorquando andremo anche a rompere al ribasso probabilmente il commodity channel index sulla linea della zero line. Tutto d'un fiato, grazie ancora a tutti per la cortese partecipazione, e in bocca al lupo per le vostre operazioni, ci sentiamo domani. Giovanni, scusa se insisto, mi chiede cosa vedi su Euro GBP Monthly? Un attimino solo, facciamo in tempo ad accontentare Giovanni, altrimenti il webinar che lo facciamo fare. Un attimino solo. Allora, vediamo questo Euro GBP su scala mensile, addirittura, quindi lunghissimo termine. Giovanni dice, Vincenzo dice Gran Visir, sì, l'ultimo su Milano Finanza venerdì mi hanno dato del San Pietro, spero fosse un complimento. Dice, scusa se insisto, su Euro GBP mensile, supporto del canale, vedi un buy alla tenuta del supporto del canale ascendente, immagino Giovanni. Il canale ascendente, se la mia piattaforma disegna bene, era questo. Ne parliamo al passato perché mi sembra che sia stato violato. Quindi il canale ascendente è violato al ribasso, ma questo l'avevamo già detto qualche tempo fa. Ogni reazione andrà ad infrangersi ineluttabilmente verso quest'area di resistenza. In questo momento, salvo un grande ipervenduto, non vedo nulla di particolare. Sarei portato ad ipotizzare, scalando di time frame, che dal punto di vista pratico, un eventuale rimbalzo troverebbe un discreto ostacolo sulla vecchia area di supporto di lunghissimo termine. Giovanni mi dice quello che parte dall'1 ottobre del 2009. Supporto del canale discendente, 1 ottobre del 2009. 2009. Ti riferisci a questo? Ah, ho capito come la tiri. Un attimo. Questa roba qui. Sì, allora, perfetto, chiaro. È un wedge ribassista, chiaramente. Giovanni, preponderanza assoluta, quindi valore scala di importanza sicuramente a questo supporto. Tutto il resto sono delle determinazioni assolutamente meno, come dire, strutturali. E ricordati che un supporto e una resistenza funziona se le vedono in tanti. Non tutti avrebbero tirato questo supporto discendente come hai fatto tu. Quindi direi grande importanza a questo supporto primario. Interessante anche il tuo punto di contatto, non c'è dubbio, ma darei importanza a questo e se così è, scalando di time frame, prepariamoci eventualmente a vedere un rimbalzo di Euro GBP verso area 0.77 dove dovrebbe infrangersi con la mega area di supporto dinamico violata da te. Bene, grazie ancora a tutti, mentre Milano, vediamo com'è, vediamo com'è. Ah, volevo farvi vedere il grafico in MT5, niente. Eccola qua, sta partendo. Chiudiamo vedendo il grafico di Milano, dove si vede meglio sull'indice la precisione di quell'area di resistenza di cui vi parlavo poc'anzi. Un attimino di pazienza. Ecco il grafico che vi volevo mostrare. Oh, via. Il grafico che vi volevo mostrare, lo vedete, questo era il riferimento di cui vi parlavo, che sono
diciamo, da qualche ora che ho notato, l'ho notato venerdì in diretta mentre ero collegato con Classy NBC, il canale perfetto, guardate che impatto perfetto venerdì e guardate che impatto perfetto oggi. E sta disegnando una doji molto brutta, quasi un engine man. Quindi attenzione a Milano e ai mercati azionari perché nel breve, lo ripeterò all'infinito, sembrano necessitare di una correzione. Grazie ancora a tutti, buon pomeriggio.